Buonasera persone all'ascolto, si conclude il gruppo D e anche la giornata numero 2 di questo europeo di calcio. La Francia si impone per 2-1 sul Belgio e si assicura il passaggio ai quarti di finale e tra l'altro anche la prima posizione nel girone in virtù proprio del pareggio della formazione islandese contro l'Italia. Pertanto Francia 6 punti, Islanda 2 punti, Belgio 1 e Italia 1. E l'ultima giornata sarà estremamente tesa perché ci sono tre squadre in corsa per l'ultimo posto ai quarti di finale. Si è giocato a Rotherham al New York Stadium, arbitrato Cheryl Foster, la direttrice di gara gallese. Le formazioni sono state le seguenti: Corinne Diacre ha optato per il 4-3-3 per la sua formazione francese, Paulin Perromagnin tra i pali, Karchaoui, Renard, Mbokbaty e Perissé in difesa, Mathieu Obi-Boghi, Yoro a centrocampo, Delphine Gascarino, Katoto e Diani in attacco. 3-4-2-3-1 invece per la formazione belga, con Evrard tra i pali e il commissario tecnico Cernès che ha scelto questo modulo, Philtiens, Deneuve, Kees e Fangeluve in difesa, Bismarck, Van Avermaet sulla mediana, Quémand e Quignidon sulla tre quarti, Vullaert unica punta. È stata una partita abbastanza godibile, ha fatto la partita la Francia che poi ha sbattuto sul muro eretto da Evra, una Francia che appunto avrebbe potuto segnare ben più di 2 gol, al Belgio una segnatura all'unico vero tiro in porta e poi qualche cross interessante nella ripresa che ha creato un po' di scompiglio nella fase conclusiva, quindi insomma un Belgio che sicuramente ha dimostra in difficoltà la formazione francese e attenzione che non faccia lo stesso contro di noi perché l'ultima giornata è davvero tosta. Tra l'altro, a Belgio e Italia non basterebbe vincere il confronto diretto in caso di credibile successo dell'Islanda contro la Francia e vedremo se questa opzione si verificherà o meno. Se la Francia ovviamente batterà l'Islanda, per Belgio e Italia c'è l'obbligatorietà a vincere nello scontro diretto. Sto facendo confusione con le parole, ma è tardi un po' per tutti. Velocemente le occasioni: primo tempo al terzo minuto, colpo di testa di Renard che va sul fondo su angolo destra di Matteo. Al sesto il vantaggio francese, va a segno Diani. Renard ancora una volta, ottima visione di gioco, a sinistra becca Karchaoui in posizione regolare, come determina poi la revisione VAR. Il pallone di Karchaoui è scaricato in area di rigore, dove sul secondo palo Diani interviene e mette la sfera in rete. 2 occasioni per la Francia, poi all'11esimo destro fuori di Cascarino, fuori alla sinistra del palo, al 16esimo su un cross di Karchaoui, tocca Diani e va, riesce a compiere un'autentica grandissima parata colpendo il pallone, indirizzandolo sul palo, evitando così il peggio. Ma nel frattempo per la Francia c'è l'infortunio di Katoto che, come riporta l'Equipe, si è infortunata al ginocchio destro, situazione da tenere monitorata perché tra l'altro già è una zona che a Katoto faceva male in quanto si era scontrata con Perissé in allenamento, fonte l'Equipe. Al 24esimo c'è un destro alto di Bilbao, al 28esimo sull'angolo destro di Matteo, il colpo di testa di Renard va sul fondo controllato da Evrard, al 30esimo la stessa Matteo calcia largo. E poi al 36esimo arriva il pareggio del Belgio, un pallone scaricato sulla sinistra, credo per Davina Philtiens, pallone che va verso Vullaert, tocco verso Quémand che entra in area di rigore, in scivolata batte Pierre Romagnin per la rete del pareggio. La Francia non si scompone, dopo 5 minuti torna in vantaggio con Mbokbaty che va a segno di testa in tuffo su un cross all'interno dell'area di rigore, zona di destra, operato da Matteo. 5 minuti di recupero, quello perso ovviamente per l'infortunio a Marie-Antoinette Katoto, rimpiazzata prontamente da Sara al 17esimo, e al 50esimo, all'ultima azione del primo tempo, c'è un cross a sinistra con colpo di testa di Tieni che va sul fondo. Nella ripresa, subito un'occasione per la Francia al primo, Diani entra in area di rigore da destra, conclude, il pallone che va sull'esterno della rete. Al 54esimo ci prova Sara, lanciata a rete, ma esce Evrard e riesce a strappare il pallone dai piedi. Al 55esimo c'è un tiro cross di Matteo che va sul fondo con Evrard che controllava molto bene questo pallone, ha cercato anche di intervenirci per la verità. Al 64esimo c'è un cross da sinistra per il Belgio respinto da Pierre Romagnin. Al 67esimo sfugge un pallone nell'area belga a Evrard che riesce a recuperarlo evitando il tap-in di Sara, che poi al 68esimo impegnerà ancora la portiera belga con un pallone arretrato di Cascarino. Sar ci arriva male, colpisce con l'interno sinistro, opera un gran tuffo comunque Evar e riesce a evitare il peggio. Poi all'84esimo c'è un cross da destra della formazione belga, pallone che entra in area di rigore, sfugge perché Pierre Romagnin e Renard non si intuiscono, la capitana francese va a spazzare.
E poi alla fine si arriva a un episodio, l'88esimo, che va contestualizzato perché al 70esimo Tisiak rimpiazza Deneuve e all'82esimo viene ammonita. Quindi qua c'è una conclusione in area di Gueye-Rouault sulla quale la stessa Tisiak si oppone con un braccio dietro la schiena e l'altro leggermente largo. La sfera la colpisce nella zona del polso, ma stava facendo di tutto per toglierla dalla traiettoria. Il VAR però rileva questo contatto. Cheryl Foster è chiamata a vedere l'azione appunto al monitor. E opterà per un calcio di rigore, l'ammonizione e l'espulsione. Questo tipo di rigore ormai lo danno, c'è poco da dire. Da quando ha rimosso l'involontarietà del fallo di mano, ogni fallo di mano viene fischiato sostanzialmente. Dare giallo, però, mi sembra francamente eccessivo perché ha cercato di fare tutto per togliersi dalla traiettoria del pallone, è stata involontariamente colpita. Diciamo che poteva andare a rigore e non espulsione. Comunque, Reinhard va a zittire le polemiche, tirando alla sinistra di Evra, che intuisce, respinge. Torna Reinhard sul pallone, ma incredibilmente spedisce fuori perché colpisce il pallone quasi di punta con il piede sinistro. Nel finale, due chance per la formazione francese. Ci prova Malaga al 94esimo. Malaga appena entrata per Cascarino al 91esimo e va a parare al 96esimo. C'è un compenso di Reinhard spinto da Evra. I cambi dunque per la Francia: Sarr per Catotou al 17esimo. Poi sono entrate Bachat per Diani al 65esimo, Tuletti per Matteo al 66esimo e infine al 91esimo Poli per Gueye-Rouault e Malard per Cascarino. Per quanto riguarda invece la formazione belga, Minnaert per Fankelevoet al primo della ripresa, Deluze per Philthiens e Della Cove per Van Avermaet al 59esimo, Tisiak per Deneuve al 70esimo, Eurlings per Daunt al 78esimo. Le ammonizioni Tisiak all'82esimo e all'88esimo con poi conseguente espulsione, Della Cove è stata ammonita al 91esimo. Sostanzialmente bella partita, come detto la Francia l'ha giocata come se la doveva giocare, forse qualche brividino di troppo, ma riesce comunque a portare a casa una partita che poteva vincere con ampio scarto, ma stavolta Evra e la difesa del Belgio comunque sono state molto brave a creare densità e a stoppare i pericoli. Mentre per quanto riguarda il Belgio, poco in attacco sostanzialmente, però aver segnato all'unico tiro in porta può essere comunque un motivo d'orgoglio. Tra l'altro ha segnato Quimon che gioca in Francia al Lione. Quindi forse non è un caso che abbia segnato una giocatrice che comunque gli schemi della nazionale francese li conosce abbastanza bene. Va bene, si conclude così il girone D, sarà tesissima l'ultima giornata. Domani Inghilterra e Irlanda del Nord è da seguire più come derby che non come partita rilevante per la classifica, perché Austria-Norvegia è sicuramente il campo principale, perché determinerà la seconda qualificata ai quarti di finale del girone A. Per quanto riguarda invece le qualificate al mondiale, dalla Coppa d'Africa femminile, il Marocco batte 2-1 il Botswana, Marocco al mondiale, Nigeria batte Camerun 1-0, Nigeria al mondiale, e si sta giocando in questo momento la partita fra Sudafrica e Tunisia, vedremo chi fra le due la spunterà appunto per la manifestazione internazionale del prossimo anno in Austria e Nuova Zelanda. Francia-Belgio 2-1, il nostro servizio per oggi si conclude qui, l'appuntamento a domani con l'ultima giornata del girone A e di fatto anche con tutta l'ultima giornata della fase gironi dell'Europeo di calcio 2022.